In importante vittorio per l'Allianz Ulas nella 13ª giornata del campionato di Serie C Silver. I ragazzi di Luigi Marinelli hanno battuto per 98-64 la Juve Trani dell'ex direttore sportivo Carlo Mancini e di coach Scocimaro. Potenza il piccolo trotto da entrambe le parti con ambizioni diverse. Eppure i biancazzurri ci mettono un po' per cercare di cominciare a giocare come sanno. Di contro gli ospiti, che alla vigilia erano indicati come la squadra da temere, inaspettatamente appaiono più fragili di quanto preventivato. Il primo quarto si chiude con i biancazzurri avanti 23-20. Nel secondo l'Allianz Udas mette il turbo. La Marchetti a Triglione, passando per Cipri e il duo Boss Malat e Capitan Serazzi, cominciano a dare spettacolo, precisi non solo in difesa e in attacco, ma anche nei rimbalzi. C'è un netto miglioramento, visto che nelle precedenti sfide era stato uno dei punti da limare con cura. Trani in totale crisi, cercano il tiro da tre con Di Loreto e Mazzilli di provare a restare in scia. Malat trascina i padroni di casa, sale in cattedra da Davide Cipri con un falcone in serata di grazia, che contiene gli sterili attacchi ospiti che alzano bandiera bianca troppo presto e cedono sino alla sirena finale. Poco tempo per riposare, si torna in campo fra meno di 24 ore con l'insidiosa trasferta di Castellaneta, vincente a Monopoli per 72-59. Mimmo Siena, Speciale News dal Palasport Nando Di Leo, Cirignola, Foggia.